Ne abbiamo un esempio molto concreto e molto recente. L'altra sera, alla Scala, alla prima, sembrava che capitasse il finimondo, perché il Presidente della Repubblica non poteva intervenire, come sua prassi, evidentemente aveva altre cose urgenti, dramma. Chi va nel palco presidenziale? Io se c'è lui non ci vado, ah, ma io se non ci va lui non ci vado nemmeno io, e rischiavamo di avere il palco presidenziale vuoto, che forse per certi aspetti poteva anche essere un vantaggio. Ma ecco, chi ha risolto la questione? La senatrice Segre, una di quelle poche persone, senatori a vita, che adesso sono diventati a morte perché verranno eliminati. Meno male che non l'avevano ancora eliminata, perché ha detto, ma io ci salgo sul palco, ci salgo. Col sindaco se ci viene, ci salgo col presidente del senato se ci viene, che è una carica autorevolissima. Ma abbiamo toccato con mano la necessità, ed abbiamo la fortuna di averla, di una figura istituzionale come il presidente della Repubblica, che rappresenta il paese nelle cose culturalmente importanti, come l'inaugurazione della Scala, ma in tante altre cose. Ecco, a me pare che una riforma che parte con l'idea di indebolire, non di eliminare, perché sarebbe meglio eliminare, di indebolire il Presidente della Repubblica, parta col piede sbagliato. È come mettere insieme le mele e le pere, ma non nella Macedonia, nell'organizzazione istituzionale del Paese. Sono due cose completamente diverse. E sono tanto diverse che il discorso del premierato vorrebbe essere risolto. Attraverso, dovrebbe essere risolto attraverso una modifica costituzionale che richiede un referendum popolare. E quindi qui l'aria tira male, perché due precedenti tentativi di riforma, nel 2006 la riforma della polenta, come la chiamo io, perché venne scritta in una baita di montagna da poche persone, e poi la riforma del 2016, che venne invece scritta dal governo di allora, e a me personalmente non piaceva, ma problemi miei, ecco, sono state bocciate in sede di referendum, perché il popolo, che è più saggio di quanto possa sembrare, le ha bocciate tutte e due. Lì però il premierato non si poteva fare che cambiando la Costituzione. Per l'autonomia differenziata, cioè per dare più potere di decidere, di legiferare alle singole regioni, si è scelta un'altra strada, un po' più furba, un po' più curva, un po' più possibile, una legge ordinaria, sì, con maggioranze particolari, ma che non dovrebbe rischiare il referendum, perché per il premierato, se non viene votata la legge costituzionale con un certo numero di persone, bisogna andare al referendum e il popolo decide che cosa fare. Ecco, io ho l'impressione che stiamo un po' giocando con i numeri in modo preoccupante, anche perché, per esempio, si parla di introdurre una soglia, cioè un minimo di raggiungimento di voti per ottenere un premio di maggioranza. Il premio di maggioranza sembra elevatissimo, sembra, quanto è stato detto in un primo momento, del 50% o quasi. E va, allora, poi vi risparmio gli altri dati tecnici.